Buon pomeriggio dal centro stampa Genga, vi parliamo sempre dal parco Frassassi a Ventura per trasmettervi la 14ª puntata di Filo Diretto, il talk show di Gilberto Gattucci. Apriamo la notizia ricordando la scomparsa di Vittorio Conti, nostro amico, 51 anni, che gestiva insieme alla madre il Bed & Breakfast e il Revellone giù a Ponte Chiaradovo. Abbiamo fatto i funerali ieri e noi all'inizio di questa registrazione lo vogliamo ricordare. Prima domenica d'autunno e il parco Aventura sta andando abbastanza bene. Oggi avremmo avuto una cinquantina, 60 persone all'incirca, dati indicativi. Il tempo si è mantenuto anche se il cielo è parzialmente coperto, non ha piovuto. Stamattina ha accennato un po' di pioggia, ma fortunatamente oggi pomeriggio il tempo ha retto, permettendo ai signori, ce ne sono diversi, di adulti, qualche piccolo, di poter fare le varie evoluzioni sui percorsi. Allora, mi hanno riferito che il Parco Avventura dal lunedì al venerdì sarà chiuso, salvo che arrivi qualche prenotazione di qualche gruppo, allora il parco apre. Se no, si apre il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno, tempo permettendo. Allora, il parco resterà chiuso fino al Ponte dei Morti, quindi tutto ottobre. E quindi i primi di novembre il parco dovrebbe chiudere. E poi vedremo un po' se le attrezzature verranno lasciate oppure verranno parzialmente smontate, perché ci sarà sicuramente la piena. Ricordiamo la piena del 2013, il giorno di San Martino, che ha procurato molti danni. Però qui non c'è problema perché toglieranno le reti, toglieranno i cuscini, quelle strutture che possono rovinarsi perché le piattaforme, perché i cavi d'acciaio tanto non succede praticamente niente. Non la faremo tanto tanto lunga. Allora, l'11 ottobre ricordiamo che è la giornata delle bandiere arancioni. Il programma sarà sempre lo stesso, quindi ci sarà la possibilità di poter visitare San Vittore, il Tempio del Valadier, su alla Madonna di Frassassi e Genga. Verranno organizzati dei pullman e poi verranno dati dei pacchi con materiale informativo ed un prodotto gastronomico locale. Poi verrà fatta la degustazione su a Genga capoluogo, quindi praticamente quello sarà il giorno di festa. Poi ci sarà più avanti la festa d'autunno, come tutti gli anni a Genga Paese. Comunque daremo informazioni sul nostro blog. Non la facciamo lunga, io con questo breve filmato, penso di chiudere qui la trasmissione. C'è poco da dire. Speriamo che il tempo tenga, che il parco lavori, perché è stato inaugurato, lo ricordo, il 23 luglio di quest'anno, qualche mese fa. Quindi è giusto che la gente, mai, stiamo facendo tutti pubblicità anche parcofrasassiaventura.blogspot.it. Ogni tanto mi chiama qualcuno per avere informazioni, io do il numero di telefono oppure il sito internet per permettere a tutti di potersi prenotare o di avere informazioni per queste evoluzioni. Bene, il tempo, come ripeto, regge, si sta bene, non è freddo. E
5 minuti, ecco, 5 minuti, 5-6 minuti. Il filmato ormai dura poco. Ci vediamo qui al Parco Avventura. Quindi telefonate, lo trovate il numero su Frasassi, www.frasassiavventura.it, il sito del parco, oppure parcofrasassiavventura.blogspot.it, che è il blog che io ho voluto dedicare a questa struttura che sta andando bene, diciamo, sta andando bene. Quindi con queste ultime immagini salutiamo la gente che si sta cimentando sia nella zona dei bimbi che nella zona dei grandi, e noi ci vediamo appena possibile. Riprenderemo dalla zona della pizza al taglio di Andrea Santini, telefono 0732 21000. Questa, come ripeto, è la prima domenica d'autunno. Chiudiamo qui questa breve registrazione e ci vediamo quanto prima. Il centro stampa Genga vi augura una buona fine domenica 27, e quindi ci vediamo presto. Ciao da Gilberto.